Siamo stati ingannati in modo terribile. Ciao a tutte e tutti. Sono sempre Dino per proporvi nuovamente l'invito e il coraggio di andare avanti. Se non siete ancora arrivati, se non vi siete accorti, accorte, l'invito è di arrivare a comprendere che è giunto il momento di separare l'uomo dal ragazzino, la donna dalla bambina, dividere il grano dalla zizzania, capovolgere ciò che sta sopra e portare sopra quello che sta sotto. Davanti alle evidenze, alle prove che trovate su questo canale, non solo sul meraviglioso regno della terra piana, la prima cosa è verificarle voi stessi, voi stesse queste prove. Non limitarvi a scrivere commenti di approvazione oppure denigratori. Dovete sempre fare le vostre proprie ricerche e arrivare alle vostre proprie conclusioni. Non sono qui per convincere nessuno e nessuna, e nessuno è obbligato a subire le mie conclusioni. Ma una volta che quello che vi ho mostrato per voi risulta essere vero, penso che avete la possibilità di unirvi con tutte coloro che combattono per la verità. Come? Diffondendo che esistono le menzogne, divulgandole ovunque, a chiunque, non dico nel mondo, ma nelle vostre cerchia, per cercare di porre fine una volta per tutte agli innumerevoli inganni. Per quelli che non sono in grado né di condividere, né di capire, né mettere in dubbio il credo inseminato con astuzia dai parassiti, alcuni sono sempre qui e mi chiedo se sono pagati o se sono veramente così stupidi, continuate a dormire, continuate a scrivere commenti non graditi, perché se questo vi fa sentire meglio riguardo alle menzogne in cui vivete, continuate ad azzuffarvi con l'ausilio dei parassiti bugiardi, continuate a fare il vostro sporco lavoro, ma sappiate, perché questo magari non lo pensate, che questo processo non fa altro che rallentare la crescita dell'umanità intera, di cui fate parte anche voi. Nonostante tutti noi continuiamo ad essere ingannati ogni giorno di più da coloro il cui obiettivo è illudere e beffare ognuno di noi, col pensiero che non rimarrà più un solo essere umano razionale o libero di pensare in autonomia. Ma non è così. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ratificata dallo Stato italiano con legge, non è un decreto, con legge 881/77. Henry Louis Mencken nel dicembre 1919 ha detto: l'uomo più pericoloso per qualsiasi governo è l'uomo che è in grado di pensare fuori dagli schemi, elaborare le cose da solo, indipendentemente dalle superstizioni e dai tabù prevalenti. Questi inevitabilmente arriva alla conclusione che il governo sotto il quale vive è disonesto, folle e intollerabile e quindi, se è idealista, cerca di cambiarlo. E se invece non è un idealista, è molto incline a diffondere il malcontento tra coloro che lo sono, idealisti. State saldi, salde e consapevoli. Non siamo soli, non siete sole. Siamo tanti, siete tante.